Ebbene sì, sono qui perché sto andando a dare il mio ultimo esame dell'università. Buongiorno, è passato un pochino dall'ultima clip in cui andavo a fare il mio ultimo esame, poi non sono più riuscita a fare video perché l'esame iniziava alle 4, però io ho finito intorno alle 6, quindi sono tornata a casa, mi sono preparata, sono andata a cena fuori e poi i giorni successivi li ho passati a preparare le valigie perché appunto devo venire qui dove sono adesso, cioè nella mia casa al mare. Comunque l'esame è andato bene, ho passato anche l'ultimo esame, quindi adesso ormai mi rimane solo da scrivere la tesi, o meglio continuare a scrivere la tesi perché ovviamente ho già iniziato a scriverla. Comunque io sono qui da 2 giorni, questi 2 giorni mi sono riposata, oggi però devo essere un pochino più produttiva perché stamattina devo lavorare un pochino la tesi, poi voglio anche allenarmi e poi devo anche preparare una mini valigia perché domani andiamo 3 giorni con il mio fidanzato nella zona di Budoni, San Teodoro, sempre qui in Sardegna, perché dopodomani sarà il nostro anniversario, quindi di solito organizziamo sempre qualcosa. L'anno scorso eravamo andati a Parigi, quest'anno invece rimaniamo qua in Sardegna, sia perché appunto io non volevo organizzare viaggi eccetera, essendo che comunque devo lavorare la tesi, voglio stare qui se comunque devo andare a fare qualche ricerca in biblioteca, devo parlare con il professore, eccetera. E poi appunto volevo godermi un pochino il mare quest'estate, quindi diciamo che la Sardegna è il posto perfetto. E nulla, quindi questo è il programma di oggi. Questo video penso che lo vedrete con una settimana di ritardo perché il problema principale qua è che non ho una connessione abbastanza stabile per caricare i video, quindi oggi lo registrerò e poi tra una settimana so che devo tornare a Cagliari e quindi lo caricherò lì. Però volevo vloggare sia per aggiornare insomma la mia situazione studio e anche perché comunque mi piace molto passare le giornate qua, molto tranquillo, rilassante. Iniziando a fare la valigia, come prima cosa tutte le componenti elettroniche, quindi caricatore di iPad, poi più tardi metto anche quello del telefono, caricatore della videocamera perché la voglio utilizzare per fare delle foto, poi preparo il beauty e poi metto i sistemi vestiti. Beauty sistemati, adesso qua ho selezionato copricostumi e costumi. Qui invece ho selezionato gli abiti per la sera, uno corto e uno lungo, e questa sarà l'unica borsa che mi porto. Con l'abito lungo metterò queste, invece con quello corto metterò queste che hanno i brillantini prese da Globo, mi pare. Ok, direi che non ho dimenticato niente per ora. Qui ho la borsa del mare, valigia, questo è l'outfit che avrò domani per partire. Elettroniche qui dentro, beauty e make-up. Qui manca una cosa, la piastra. E poi penso di aver fatto tutto. Valigia fatta, adesso metto il costume così sono pronta per scendere in spiaggia. Questa è la crema viso che sto utilizzando ormai tutti i giorni per appunto il viso ed è 50 più, mentre questo invece è un prodotto per i capelli di Nuxe. Io adoro l'olio per i capelli e ho trovato questo in farmacia che appunto è un prodotto che dovrebbe proteggere i capelli in estate.
quindi metto questi due e poi anche la protezione per il corpo. Invece per le labbra utilizzo il Carmex alla ciliegia, una profumazione buonissima che ha SPF 15, e poi per il corpo invece utilizzo questa acqua profumata che è una delle mie preferite, la numero 62 di Sol de Janeiro. Sono qui nella mia camera perché vorrei fare alcune modifiche, o meglio, decorarla. Infatti, qua c'è una parete che è praticamente vuota, c'è solamente lo specchio, è la parete che si trova proprio accanto al letto. E infatti ho queste stampe che voglio provare ad attaccare. Ho trovato questi, che dovrebbero essere tipo delle striscette adesive per incollarle, perché appunto non voglio mettere cornici e non voglio fare i buchi nel muro, quindi adesso provo a sistemarle, vediamo cosa viene fuori. Forse avevo già fatto un room tour, non mi ricordo, comunque della mia casa al mare, o meglio della mia camera nella casa al mare. Ve la faccio vedere perché sono abbastanza soddisfatta di come l'ho sistemata in questo anno, anno e mezzo. Qui a Pese ho le borse del mare, poi c'è una poltroncina. Qui appeso questo cuoricino così un po' a caso. Qui c'è l'armadio dove ho sistemato tutte le mie cose. Vestiti, qua ho messo le borse, top. Qui poi c'è una piccola scarpiera, qui ho lasciato la valigia, tanto non si vede. Poi altra cassettiera, qui tengo i costumi, qui ad esempio ho sistemato i trucchi, occhiali, accessori, beauty, qui ho messo le cose di elettronica, qui ci sono i costumi. Qua sopra mi piace molto questo spazio perché ho messo questa insegna al neon che ho mandato da Temu. Poi c'è uno specchio, qui ho sistemato profumi e prodotti per il corpo, qui pennelli per truccarmi, uno specchio, questa candelina, mi sembra di aver trovato da Lidl, poi per qua adesso ho appoggiato gli occhiali che stavo usando oggi e l'Apple Watch. E poi qua davanti al letto c'è lo stesso, un puff contenitore. Il letto e qui appunto le tre stampe che un tempo avevo in camera mia, forse chi c'è da tanto, chi mi segue da tanto se le ricorda. E appunto in questa parete ho aggiunto le due stampe, perché diciamo che la mia camera è su toni del grigio, blu, però mi piaceva aggiungere qualche tocco di rosa, quindi l'ho fatto sia con quella candela. Ho anche qui messo questa candelina rosa di IKEA. E anche da questo lato invece c'è il libro che sto leggendo, stasera ve ne parlo, ho messo l'iPad, candela e una piantina. E anche qui ho portato appunto la lampadina che cambia colore, si possono scegliere tutte le colorazioni per fare un po' più di atmosfera. Adesso sono qui finalmente per il mio momento lettura. In realtà ho anche il computer perché stavo già editando un pochino questo vlog. Comunque, momento lettura. In realtà non mi ricordo più quale fosse l'ultimo aggiornamento, l'ultimo libro che stessi leggendo e di cui vi ho parlato nell'ultimo video. Ho comprato due nuovi libri, uno è questo e l'altro è Abbiamo vissuto sempre nel castello di Shirley Jackson, che è l'autrice di L'incubo di Hill House. Ero molto nel mood, libri un po' dark, horror, però diciamo non moderni. Abbiamo sempre vissuto nel castello, l'ho letto in forse 2 giorni, sia perché è molto breve, sia perché la storia comunque tiene molto incollati alle pagine, almeno a me è piaciuto molto anche lo stile. Mi era già piaciuto anche L'incubo di Hill House, quindi appena ho visto un libro della stessa autrice l'ho preso. Adesso invece sto leggendo questo libro, che in realtà sono due racconti di Lovecraft, Caso di Charles Dexter
Wonder World e Le Montagne della Follia. Ho letto già, è finito, Il caso di Charles Dexter Ward e mi è piaciuto tantissimo, veramente bello, e adesso sto iniziando alle Montagne della Follia. Una volta finito questo non so se comprare un altro libro, perché in realtà ho anche ancora Le 7 regole spirituali del successo, che non ho letto perché appunto volevo leggerlo un po' in estate con tranquillità, però mi piace più, diciamo, leggere i romanzi, soprattutto la notte, comunque dopo cena mi piace più leggere un romanzo piuttosto che un libro di quel tipo. Quindi questo è quanto, spero che questo vlog video aggiornamento vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia dato un po' di vibes estive, anche se penso che registrerò un altro video sicuramente, non so se è una routine, comunque qualcosa sempre qua. Se avete visto il video fino a fine, commentate con le emoji che utilizzate di più in assoluto. Io vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.